Bentornati sulle pagine della Federazione Italiana Gioco Freccette per questi ottavi di finale che vedono giocare Nick Kenny contro Leung. Kai Fan, giocatore di Hong Kong, che oggi per la prima volta insomma rappresenta la sua nazione qui all'Italian Grandmaster, che ormai sta ospitando tantissimi giocatori, oggi anche Diogo Portela, il brasiliano, insomma sempre più internazionale. C'è un piccolo ma stiamo risolvendo problema con il segnapunti, ma tra pochissimo lo andiamo a mettere a posto. Insomma, anche oggi, come al solito, per chi ormai segue l'Italian Grandmaster da anni, il livello è altissimo, ci sono giocatori che stanno tirando davvero davvero forte, e c'è ancora, tra l'altro, in questi ottavi di finale un nostro italiano, Massimo Dalla Rosa, che sta giocando contro il francese Thibaut Ticol, anche lui gran giocatore che oggi sta veramente dimostrando quello che vale, finalista dell'ultimo WDF World Championship. Ma adesso seguiamo la partita, che vede ...136 il giocatore gallese, 248 invece il coreano. Sul pedannone di Pieve di Cento del Grand Hotel Bologna, con Nick Kenny contro Leung per questo match di ottavi di finale dell'Italian Grandmaster 2022, il torneo internazionale d'Italia. Punti per il coreano, che adesso si trova sotto 1-0 nel punteggio, e ricordiamo anche qui 4-7. Tripla, adesso 140 punti. 218 a 274, c'è un piccolo errore nello score, ma adesso lo andiamo a sistemare. Ancora in tripla Nick Kenny, il gallese, che ne mette 99. Vediamo se risponde adesso un triplo 5, peccato. Poi l'ultima sembra un 25, ne fa 60 infatti. 158 a 175, Nick Kenny non può chiudere, però si può portare in chiusura e andare adesso sul 2-0, sarebbe davvero molto importante.
100 punti. 158, chiusura alta, vediamo, triplo 20, triplo 20, doppio 19, la prima però è sul ferro del triplo 20, quindi non può chiudere, però può mettere pressione. 80 fatti, 78 resta, va sul triplo 18, lo prende, 134 punti, si porta in chiusura, questo era molto importante. Non è impossibile, 75, prende però credo il 3, quindi 72, anzi no, era 17. Si lascia a 35, quindi erano tutti singoli. Bassa sul doppio 12, doppio 6. E c'è, pareggia. Pareggia il giocatore coreano che adesso strappa quindi il break e inizia lui. Nella partita precedente ha fatto, ha rischiato di uscire. Ha vinto 4-3 al decider dopo aver anche sprecato qualche freccia in chiusura. Ora solo 33 punti, sta soffrendo un pochettino. Invece continua a martellare la tripla il giocatore gallese, che adesso fa un 121. Molto importante, anche perché era, non ha iniziato lui a tirare. Entrambi i giocatori oggi ovviamente erano teste di serie e sono arrivati fino a qua. 59 punti, non c'è la tripla, peccato. Vediamo se ne approfitta Kenny e si va prima con la tripla centrale, molto bella anche questa. Attenzione per un 180 che non c'è, 140, però tirate davvero molto bene. 240 dopo 6 frecce tirate, un bel vantaggio devo dire in questo momento. 47 per il coreano, che adesso non mette troppa pressione, non impensierisce Nick Kenny, che invece continua a prendere i tripli e ne fa 100. Anche l'ultima sembrava, in realtà era di poco bassa sotto il settore del triplo, e adesso questa l'ha sentita Leung, perché va su un 1 un po' brutto. Prova a cambiare settore per riprendere un po' le misure, ma non ce la fa, perché prende credo il triplo e no, addirittura era un singolo 7, quindi ne fa 27, pochissimi a questi livelli. Ne approfitta, 140, può chiudere, attenzione, va sul triplo 5, poteva fare una big shot, però ne fa comunque tanti per rimanere a 15. Un po' tardi si sveglia Leung, che fa 100 punti ma non è ancora in quota checkout, soprattutto mentre ora può chiudere una 15. Il Kenny che la mette con la seconda, una 14 frecce, molto molto importante, e riprende adesso anche lui, che quindi strappa nuovamente il break. Interessante questa cosa, perché fino adesso entrambi i giocatori si sono strappati quello che nel tennis viene definito il servizio, ed è importante perché poi su un eventuale momento di parità. 85 fatti, comunque una tripla c'è sempre fino adesso per Nick Kenny. Kaifan Leung invece deve rimettere un po' il turbo, attenzione, triplo 20, triplo 20. 180. E c'è anche l'ultima, 180. Importantissimo questo, poi in apertura, quindi ci potrebbe anche regalare delle emozioni. Vediamo se un po' da questo 180 rimane colpito Nick Kenny, che fa solo 59, quindi un giro senza triple dopo che ne aveva prese davvero tante. Attenzione, triplo 20, alta la seconda, per un attimo ci aveva fatto sognare, però ne fa 140, super. E ancora una volta sembra che i giocatori che partono per secondi abbiano, non lo so, sembra una marcia in più. 95, peccato l'ultima freccia che probabilmente ha toccato l'aletta di quella che era infilzata nel triplo 20. Ancora in tripla questo leg, Kaifan sta veramente massacrando il povero bersaglio. Bellissime queste frecce, 130 punti, si porta a 51, potrebbe chiudere una 11, mentre ancora bello distante Nick Kenny, che non impensierisce assolutamente con questo 39.
essere un po' di più, però vediamo. 51-32 la mette super leg in 11 frecce per Kai-Fan Leung, che riprende il servizio con una magica giocata. Complimenti. Comunque ricordiamo che lui si sta giocando dei posti importanti per la classifica WDF. Ora non abbiamo fatto in tempo ancora a raccontare il loro percorso durante questo torneo, poi lo faremo e vedremo anche quali sono le loro posizioni in classifica. Ora ci seguiamo invece la partita direttamente con Nick Kenny, che apre con un 140. A questi livelli le triple sono fondamentali, perché poi in chiusura è un attimo. Si salva con la terza, 82 punti fatti. Nick Kenny con la seconda va sotto e si salva ancora con una tripla. 96 i punti fatti da Nick Kenny. Adesso attenzione ancora, il giocatore di Hong Kong che fa un 140. Questo leg è molto tirato. Con questo 140 recupera quello con cui aveva iniziato Nick Kenny e ne fa 58. Un po' pochini, perché se adesso mette la tripla il giocatore di Hong Kong potrebbe prendere un vantaggio importante. La prima c'è, probabilmente anche la seconda, messa davvero col mirino. E l'ultimo al bull, 145 punti fatti, ottima giocata, si porta 80, un vantaggio importante, deve mettere pressione Nick Kenny. Sì, è venuto fuori sulla distanza il giocatore di Hong Kong e adesso sta tirando veramente delle frecce esagerate. Ancora una tripla. Interno doppio 5 in alto a sinistra. Oh, peccato. Vediamo Nick Kenny a 149, potrebbe farla se trova la tripla con la prima. Cerca la magia qui, eh? Niente. Bruttina questa sull'uno. Forse anche lui ha sentito per un attimo la tensione, poi la seconda infatti la lancia con molta più tranquillità e la mette, e poi mette anche l'ultima. Si lascia a 36. Oh, un 20 per il giocatore di Hong Kong, sballa. E adesso opportunità di andare in vantaggio per Nick Kenny. Mamma mia, a 36 il doppio 18 su in alto. Vediamo che prende concentrazione, è importante questa doppia. Fuori la prima esterna ed entra la seconda. Sentiamo i supporter da dietro. E comunque ancora una volta il giocatore che ha iniziato secondo strappa il break all'avversario. Comincia Nick Kenny in vantaggio 3-2 sul giocatore di Hong Kong, Kai-Fan Leung. 20-20, entrambe pochissimo sotto. Vediamo se ci prova o va al 19. Va al 19 e prende tre singoli. Vicinissimo alla tripla Leung. Comunque il giocatore o Leung, direi, chiamiamolo Leung, da ormai è fatta così, e ne fa 57, anche lui un po' pochini probabilmente per impensierire davvero Nick Kenny. Ma vediamo che entrambi i giocatori a livello di stile di tiro insomma non sono abbastanza ineccepibili, entrambi sciolti con un rilascio che distende completamente il braccio, molto fermi con il corpo, usano molto il polso. E qui con l'ultima si salva, fa 75 punti. Bastano in questo caso, ma solo perché Nick Kenny ancora non aveva preso una tripla, cosa che fa invece con questa settima freccia e anche con l'ultima. Sono 125 punti. Molto vicino alla tripla, la prende con l'ultima, 97. Ora si gioca un po' sul filo del rasoio, i giocatori sono quasi appaiati allo stesso punteggio e la pressione sicuramente è molto più alta sul giocatore di Hong Kong, che sta sotto in questo momento di un leg
4 su 7 ovviamente anche in questo caso. Aumenteranno i leg nelle partite successive fino poi alla finale, che sarà tutta da godere, quindi mi raccomando continuate a seguire i nostri canali con gli aggiornamenti anche sulla pagina Dropbox, il link lo trovate sia nei vari post che abbiamo messo sulle nostre pagine e anche ovviamente sul sito www.fgf-italia.it, dove tra l'altro da poco sono stati pubblicati anche i nuovi Dark Club di questa stagione. Intanto 100 punti per Nick Kenny. Seguiamo adesso questa fase e poi più tardi magari ricordiamo quali sono i nostri contatti anche per chi magari sta seguendo per la prima volta le freccette e vuole avvicinarsi a questo mondo. ...112, attenzione per Nick Kenny, doppio 20... e la mette, super chiusura di Nick Kenny. Si stringono 112. La mano i giocatori, Nick Kenny con un 112 pazzesco e quindi vince questa partita contro Nick Kenny. Complimenti a entrambi i giocatori che hanno comunque giocato davvero a livelli molto alti, una 18 frecce per chiudere con una bella chiusura a tre cifre, non era semplice. E adesso vediamo un po' se abbiamo qualche aggiornamento dagli altri campi. Tricol passato. Tricol batte il nostro Dalla Rosa, peccato, e quindi arriva ai quarti di finale. E adesso nella prossima diretta faremo anche un po' un aggiornamento di tutte le altre partite, perché qui veramente è anche difficile scegliere quella da mandare in onda, perché sono tutte davvero molto belle arrivati a questo momento della giornata. Allora, tra pochissimo sempre qui con me e con Nello per i quarti di finale dell'Italia Grandmaster. Ciao a tutti.